Ma secondo te per migliorare la sicurezza anche delle microcar, cosa dovrebbero fare queste aziende automobilistiche che si occupano di produrle? Allora, queste aziende dovrebbero principalmente investire di più in sicurezza, quindi facendo sempre più test come oggi Ok. finalmente stanno facendo, creare delle zone a deformazione controllata migliore, più robuste per certi versi, ma più in grado di dissipare l'energia causata da un incidente, e quindi per esempio prevedere l'airbag anche per il passeggero. Tu stessa evidenziavi strani, dici, ma come? Abituati a Certo, vederli. almeno il passeggero deve essere tutelato quanto il Esatto, guidatore. magari prevedere anche dei pretensionatori, perché in alcuni modelli i pretensionatori non vi sono, quindi tutta una serie di accorgimenti stile automobili normali, visto e Certo. considerato che anche i costi, come ti dicevo, sono molto elevati. Sì. Quindi se i costi sono elevati di queste microcar, io mi aspetterei una contropartita in sicurezza, che se Certo. costassero qualche migliaio di euro, un po' più di uno scooter, allora lì capisco, ma siccome hanno dei prezzi molto elevati, e il prezzo elevato da cosa è dato spesso e volentieri? Sì. Dal fatto che non avendo una lira produttiva ad alto rendimento, cioè tale che non fanno migliaia di pezzi in Di vendite, certo. continuazione, ovviamente i costi non riescono a spalmarli. Certo. L'industria automobilistica, un operaio in una giornata fa talmente tante operazioni che il costo viene assolutamente assorbito e Certo. c'è un guadagno. Quando queste auto vengono prodotte quasi, tra virgolette, artigianalmente, comunque con lire E in quantità produttive, ridotta, ovviamente devono ammortizzare aumentando il costo. assolutamente E sì. forse anche la legislazione dovrebbe prevedere un corso, una sorta di mini scuola guida per i ragazzi che si accingono da guidare una microcar, perché è una macchina a tutti gli effetti Esatto, e quindi il questo. codice della strada resta esattamente lo stesso, tanto anche la responsabilità nella guida dei ragazzi. Esatto, questo è un altro buco della nostra Certo. legislazione. C'è anche un eventuale corso per un ciclomotore che prevede delle prove pratiche, ma sempre su due ruote. Certo. Quando io entro su un'auto che comunque ha degli ingombri, tipo una Smart, lasciami Sì. dire, e comunque ha delle dinamiche di veicolo, quattro ruote, tutta una serie di situazioni, Certo. devo essere in grado di capire come funziona. Infatti Certo. sarebbe bello che le stesse aziende che producono queste microcar, all'atto dell'acquisto, regalassero un mini corso, visto e considerato l'elevato costo di queste microcar. Quindi potremmo lanciare questa proposta alle aziende affinché loro, con dei po poche centinaia di euro, possano mettere a disposizione un corso ai propri clienti. Allora Certo. Certo. costerebbe pochissimo e il cliente avrebbe un valore aggiunto che magari lo spingerebbe di più all'acquisto di queste Ovvio, microcar. anche perché i genitori stessi si sentirebbero più sicuri nel lasciare che i figli guidino queste auto. Poi Assolutamente. mi parlavi anche di test di compatibilità. Esatto, Cosa poco sono? fa vedevamo nei video che scorrevano uno dei primi test che in realtà era stato fatto sulle microcar, era una Renault Twingo che si scontrava con una di queste Sì. microcar, e dove si è evidenziato appunto la scarsa robustezza di quel tipo di Sì. microcar. Compatibilità cosa si intende? Appunto scontri tra due veicoli, possibilmente di massa differente Ok. e di dimensioni quindi differenti, che si vanno a scontrare tra loro. Questi sono i test più importanti, oltre a quelli di Euro NCAP, perché Ah. sono ancora più realistici per certi versi e che mettono in evidenza come alcune volte le auto grandi siano un po', diciamo, dure nei confronti Un delle auto pericolo nei confronti dell'auto molto più più piccole. poco Infatti, resistente. di recente le auto piccole, le cosiddette super mini, quindi le utilitarie, Sì. hanno cominciato ad avere una zona di deformazione che faccia sì che l'energia cinetica che loro devono andare ad assorbire possa essere smaltita nel miglior modo possibile, addirittura ceduta quasi all'altro All'esterno, veicolo. Cioè, io certo. faccio in modo che una parte dell'energia è come se te la dicessi a te, dissipala da tu per me perché io non ce la faccio visto che sono piccola, per dirla in Certo. breve. Quindi è quello l'aspetto più importante dei test di compatibilità, Ok. fare sì che si veda come determinati veicoli possono essere meglio progettati perché facciano meno male a vetture più piccole, per esempio. E quindi la prossima volta, per esempio, vedremo dei test abbastanza forti che di recente sono stati fatti in America, che sono stati anche piuttosto sconvolgenti, che hanno visto anche uno scambio di battute abbastanza forti tra le aziende coinvolte in questi test e chi ha realmente condotto i test, Ah, perché ecco. come ti dicevo il problema è sempre quello, le aziende automobilistiche cercano di fare da tappo, di nascondere un Certo, po'. ovviamente i loro gap e Esatto. soprattutto fondamentalmente evitano che questo venga un po' diffuso all'esterno tra i consumatori stessi, per Esatto, esempio. infatti l'aspetto fondamentale è un consumatore critico. Io dico sempre che se noi fossimo tutti consumatori critici e Certo. acquistassimo soltanto
delle auto sicure, a questo punto le aziende sarebbero tutte costrette a lavorare molto più sulla sicurezza, esatto, dei loro prodotti. Assolutamente sì. Ma il test di compatibilità vengono sempre effettuati anche dall'Euro NCAP o ancora? No, l'Euro NCAP non fa test di compatibilità, okay. Sono dei test ancora, diciamo, tra virgolette un po' sperimentali, spot, okay, che non vengono eseguiti quindi con frequenza, okay, come fa Euro NCAP, che però, diciamo, nel recente passato sono diventati sempre più frequenti. C'è da dire che anche le stesse aziende produttrici fanno una serie di test di compatibilità interni, ma ti ripeto, sono sempre test interni di cui noi probabilmente mai sapremo i risultati, perché io quando sono stato in questo centro sicurezza dove fanno realmente i crash test a livello mondiale del proprio brand, mi sono accorto dove loro vanno a ricreare i scenari più possibili, da scontri frontali, laterali, in tutte le angolazioni possibili, certo, proprio per cercare loro stessi di migliorare il proprio know-how per trasferirlo poi nelle macchine che vanno a produrre. Certo. È tutta una questione anche di responsabilità dell'azienda. Se l'azienda è responsabile, ci tiene anche nei confronti dei propri clienti che loro possono guidare auto più sicure, saranno loro i primi a investire in questo senso. E per questo la prossima volta vedremo proprio i crash test di compatibilità, che, perfetto, sono anche per certi versi un po' più affascinanti di questi. Quindi vedremo anche delle immagini un po' particolari, quindi di test effettuati all'estero, che sicuramente ci lasceranno un po' scioccati, esatto, l'amaro in bocca, come dicevamo anche qualche puntata fa, sulle pubblicità riguardanti proprio la sicurezza stradale estere. Quindi, chiudendo il discorso sulle microcar, ricordiamo comunque ai genitori, soprattutto che ci seguono, che le microcar, seppure sembrano esteticamente delle auto vere e proprie, hanno sicuramente una scarsa, tra virgolette, attenzione alla sicurezza, quindi sicuramente una sicurezza minore, che quindi se decidono di regalare una microcar ai propri figli, che siano comunque responsabili anche di questo e di insegnare, anche visto che non esistono dei corsi, ai ragazzi che comunque bisogna essere responsabili alla guida come se si fosse maggiorenni, esatto, soprattutto sì. Questo. Sicuramente oggi stanno migliorando il parecchio, c'è da dire questo, però l'importante è che il ragazzo sia cosciente del fatto, certo, che ha un mezzo a tutti gli effetti intorno a sé, allacciare la cintura ed essere il più attento possibile ed evitare possibilmente di elaborarle per evitare che vadano a velocità troppo elevate. Claudio, un'ultima domanda relativa alle microcar, perché ovviamente da casa la gente è molto curiosa e si fida soprattutto dei consigli che noi da Crash Test Sicurezza diamo. Quali sono i vantaggi però di una microcar? Perché ci sono anche molti vantaggi. Sicuramente ci sono dei vantaggi, non bisogna soltanto dire che ci siano dei svantaggi. Il vantaggio di una microcar è, per certi versi, come dicevamo poco fa, il fatto che il ragazzo si possa abituare a quella che è la dinamica di un veicolo a quattro ruote, quindi imparare a guidare questo veicolo come se fosse un domani la propria auto. Sì. Nello stesso tempo, ovviamente, ci copre dalle intemperie, questo, certo, è evidente. Nel caso di un incidente a lieve entità, non ci permette di non cadere a terra, perché siamo all'interno comunque di una cellula di sicurezza, per quanto abbiamo visto in alcuni momenti non proprio sicura, però in fase di miglioramento sicuramente. Esatto, quindi diciamo che questi sono i vantaggi principali di una microcar: il fatto che ci protegge dalle intemperie, che ci permette in caso di incidente di farci meno male rispetto a uno scooter. La cosa fondamentale, come abbiamo detto, è la consapevolezza che quelle sono comunque delle microcar, vanno guidate come se fossero un'auto, certo, cintura di sicurezza ben allacciata, l'attenzione massima, e quindi potrebbero essere per certi versi una palestra per i nostri ragazzi. Certo. L'unico discorso è che spesso e volentieri molti ragazzi li vedo guidare in maniera poco attenta. Evitare, io dico sempre ai genitori, spesso e volentieri la causa della insicurezza stradale dei nostri ragazzi, dei, certo, nostri coetanei è quella data dalle famiglie, cioè, certo, molti comprano questa microcar ai propri figli e poi magari gliela fanno pure elaborare senza problemi. Certo. Io se fossi un genitore direi: questa te la regalo perché la ritengo più sicura, ma cercherei di evitare che lui faccia delle operazioni che poi vanno a valutare esattamente la propria incolumità. Quindi bisogna responsabilizzare sia i genitori ovviamente che i ragazzi. Assolutamente sì, infatti in merito alle famiglie poi in una puntata approfondiremo proprio questo, parleremo della sicurezza dei bambini. Educazione civica alla guida dei genitori nei confronti dei bambini. Assolutamente, i bambini siamo il paese peggiore in Europa per la sicurezza dei bambini, quindi sotto questo aspetto ci sono tanti miti da sfatare che noi in queste puntate approfondiremo sempre di più. Assolutamente sì. Perfetto, quindi la prossima puntata, test di compatibilità, non mancate, sempre qui su Spy TV. Claudio, ti saluto. Ciao. E un ciao a tutti.